buonasera a tutti, grazie di essere intervenuto a questo incontro. Maria Antonietta Perino si occupa di come colonizzare altri pianeti, lavora in Thales Alenia Space. Sì, poi vi racconto. E poi ci racconterà, beh, naturalmente Valentieri. È ingegnere, siamo molto fieri che sia un ingegnere che si è laureato al Politecnico di Torino. Certo, tantissimi anni fa. Non tantissimo, ma insomma è molto apprezzata all'estero proprio per le idee molto innovative che sta portando, per esempio in vista di una colonizzazione di Marte. Della Luna e di Marte, sì. Ma soprattutto di Marte. Corrado Cigolili è un geologo che si occupa prevalentemente di vulcanologia ed è uno di quei vulcanologi che vanno sul campo, nei posti pericolosi come quelli che poi vedrete anche nel filmato. Corrado Cigolini ha collaborato molto spesso a Tutto Scienze, a questo supplemento scientifico della stampa, e Maria Antonietta Perino ha collaborato a moltissime altre iniziative divulgative, tra le quali anche Experimenta, che forse qualcuno ricorderà. Allora, il tema di oggi è altre terre, parleremo quindi della nostra terra e delle altre, e qui vorrei dare un'idea introduttiva del tema, perché nel 1600, a Campo dei Fiori, a Roma, Giordano Bruno fu messo a rogo per, credo, 16 tesi eretiche. Due di queste erano le seguenti tesi. L'universo è infinito e oggi su questo non abbiamo ancora preso una decisione. L'altra tesi era esistono infiniti mondi abitabili. Naturalmente il tempo ha dato ragione a Giordano Bruno, perché spesso è così, no? Con queste menti visionarie. Ormai noi sappiamo che esistono non infinite terre, che forse è eccessivo, ma certamente molte terre. Per darvi un'idea, ancora nel 1950 Peter van de Kamp, che è un astronomo olandese, aveva cercato di individuare pianeti intorno alle stelle più vicine. E il metodo era quello che era consentito all'epoca dai telescopi dell'epoca, cioè vedere se queste stelle, oltre ad avere un moto proprio lineare, avevano anche qualche piccola oscillazione dovuta all'attrazione periodica di un pianeta. Questo Peter van de Kamp credette di averlo visto, pubblicò queste osservazioni, però poi non molti anni dopo si vide che erano affette da un errore strumentale. E quindi non erano attendibili. Negli anni 80, ci stiamo avvicinando, mi capitò di fare un programma televisivo in molte puntate sulla cosmologia. Una di queste puntate era dedicata ai pianeti del Sistema Solare e furono ospiti Margherita Hack e Mario Girolamo Fracastoro, che era allora direttore dell'Osservatorio di Torino. Alla domanda, esistono pianeti di altre stelle? La risposta fu probabilmente sì, ma non lo sapremo mai, proprio perché le difficoltà di osservazione sono estreme. Passano ancora un po' di anni, nel 1995 due astronomi dell'Osservatorio di Ginevra, Michel Mayor, che era il capo del gruppo, e un suo allievo, Didier Queloz, mettono a punto un sistema per individuare pianeti di altre stelle e trovano il primo pianeta intorno a una stella della costellazione di Eridano. Da allora i pianeti scoperti sono quasi 2000, ad oggi sono quasi 2000, ma sì, questi sono quelli come dire, certificati, accertati, poi ci sono molti candidati pianeti di altre stelle, al punto che abbiamo qui per esempio un primo libro, I pianeti extrasolari, di Giovanna Tinetti, edito da Il Mulino. Giovanna Tinetti si è formata all'Osservatorio di Torino e adesso da ormai parecchi anni insegna allo University College di Londra. È uno dei cervelli italiani che se ne sono andati all'estero e che abbiamo lasciato, ahimè, all'estero. È partita per una borsa di studio e si è fermata là con un contratto. Sui pianeti extrasolari vorrei soltanto dirvi ancora che si stanno raffinando sempre nuovi modi di scoprirli. Il primo modo, quello di Michel Mayor e di Queloz, era vedere se il pianeta esercitava un'attrazione sugli strati esterni della stella, che vengono quindi accelerati, attratti dal pianeta e quindi un po' accelerati. Con l'effetto Doppler si potevano rilevare pianeti soltanto molto importanti come massa, naturalmente molto vicini alla stella. Poi è arrivato il metodo dei transiti, è un po' quello che avete visto col transito di Venere recentemente, cioè si cerca di rilevare la diminuzione di luminosità di una stella quando un pianeta
le passa davanti. Naturalmente bisogna essere fortunati, in questo modo si scoprono solo i pianeti il cui piano equatoriale è allineato con la nostra linea di vista. I fotometri al tempo di negli anni 90 non erano ancora in grado di rilevare differenze di luminosità così piccole. Oggi si arriva a un millesimo della luminosità della stella, quindi ormai si possono scoprire davvero differenze molto piccole di luminosità che corrispondono a pianeti. Quando queste differenze sono regolari nel tempo, è segno che ogni tanto quel pianeta passa davanti alla stella, e dal periodo orbitale noi possiamo dedurre altre caratteristiche, tra le quali anche la massa del pianeta. Un altro modo molto efficace, ma più raro, di scoprire i pianeti è quello delle microlenti gravitazionali. Su questo non ci addentriamo, però diciamo che ci sono stati, e uno è ancora in funzione, due satelliti che hanno fatto molto lavoro alla ricerca di questi pianeti con il metodo dei transiti. Uno è Corot francese, l'altro è Kepler americano. Due satelliti molto diversi come concezione. Solo due parole su Kepler, che è quello che ha fatto il lavoro più importante. Kepler ha esplorato una zona vicino alla costellazione del Cigno, quindi nel cielo dell'estate, abbastanza ristretta, un certo numero, una ventina di gradi quadrati, forse un po' meno, però in compenso ha esaminato moltissime stelle, anche deboli, e infatti ha trovato una grande quantità di pianeti. Ora, quello che è cambiato è il nostro stesso concetto di pianeta. Noi col Sistema Solare abbiamo un campionario di pianeti molto modesto, abbiamo dei pianeti essenzialmente di due tipi, quelli rocciosi, Mercurio, Venere, la Terra, Marte, e quelli gassosi, Giove, Urano, Nettuno, Saturno, Urano, Nettuno. Questi tipi di pianeti in realtà dimostrano la scarsa fantasia del Sistema Solare, perché intorno alle altre stelle invece si sono trovati pianeti con masse enormemente maggiori, con temperature diversissime, dei super Giovi caldi, dei super Giovi invece più lontani dalla loro stella, più freddi, dei super Nettuno, dei super Urani, cioè tutta una serie di pianeti, e poi anche dei pianeti rocciosi, delle super Terre, che sono sicuramente non gassosi, quindi questi pianeti, ma rocciosi come la Terra, però in compenso hanno delle dimensioni grandissime. Recentemente sono stati individuati anche dei pianeti simili alla Terra, quasi delle Terre bis, e in qualche caso, due o tre casi finora, si è individuata intorno a questi pianeti un'atmosfera. Quindi siamo molto vicini a poter caratterizzare uno di questi pianeti extrasolari, sapendo anche se è adatto alla vita, perché a questo punto si può stabilire a che distanza è dalla stella. Ogni stella ha una fascia cosiddetta di abitabilità in cui l'acqua può esistere allo stato liquido, e quindi una fascia di temperature che non stanno molto lontane dallo zero e dai 100 centigradi, insomma che stanno lì in mezzo. E se la stella ha un pianeta nella fascia di abitabilità, se questo pianeta è roccioso, quindi un posto dove si può camminare, non come Giove dove il pianeta è essenzialmente di gas e non si può camminare, se questo pianeta ha un'atmosfera, se questa atmosfera è compatibile con la vita, ecco che allora forse questo potrebbe essere il primo pianeta Terra bis che individuiamo, e ci sono già due o tre candidati. L'ultimissima cosa che vorrei dirvi è però che non dobbiamo mettere limiti alla fantasia nemmeno su che cosa è la vita, perché è di circa un mese fa il lavoro di un biologo americano che si chiama Rosenberg, Floyd Rosenberg, il quale è riuscito a costruire un DNA che anziché usare quattro basi ne usa sei. È un po' come se il vocabolario della vita fosse passato da quattro lettere a sei lettere. E con sei lettere si possono ottenere molte più combinazioni che con quattro. Quindi la vita sulla Terra noi la conosciamo dai più umili batteri fino alla specie umana soltanto con un DNA a quattro lettere. Tutta la vita si è evoluta con questo tipo di DNA. Ma è possibile che esista un DNA a sei lettere, visto che questo biologo Rosenberg l'ha costruito questo DNA e l'ha inserito in batteri che vivono e si riproducono con questo DNA a sei lettere. Questo vuol dire che la vita potrebbe avere anche degli aspetti e aver avuto degli sviluppi molto diversi da quelli che noi conosciamo sulla Terra, che già sono abbastanza diversi. Andiamo da un batterio a una pianta, a un pesce, a un uccello, agli umani e così via. Quindi già così si è sbizzarrita la vita e l'ha fatto con quattro lettere. Avendone sei, ha circa quattro volte più possibilità. E
Quindi è come se Dante, avendo soltanto la lingua italiana per scrivere la Divina Commedia, invece avesse avuto a disposizione anche il francese, l'inglese e il tedesco. Magari avrebbe scritto chissà quali altre cose, conoscendole bene. Ecco, noi partiamo un po' di qui, però vorrei partire proprio di qui, nel senso che partiamo dalla terra. E allora, Corrado Cigolini, vorrei chiedere intanto che cosa c'è qui sotto i nostri piedi. Se voi andate a visitare la mostra troverete per esempio il collegamento in diretta con la sala dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dove vengono monitorati tutti i terremoti, in particolare naturalmente quelli italiani. Quando sono stato qui qualche giorno fa, per esempio, c'era una sequenza di terremoti, di piccoli terremoti, ma molto insistenti, in Umbria, dove ormai questa sismicità va avanti da anni. Vorremmo capire, Corrado, se tu ci aiuti, perché c'è questo continuo tremolio della Terra che ogni tanto diventa anche drammatico, e naturalmente se c'è parentela tra questo e tutto il resto del meccanismo terrestre che anima i vulcani, che fa crescere le montagne e così via. Certo, ovviamente se noi guardiamo la situazione globale abbiamo una serie di placche che interagiscono e quindi queste determinano spesso degli eventi sismici che si trasmettono direttamente in superficie. Qui devi darci l'idea di che cos'è una placca e cosa vuol dire avere un certo numero di placche. Sì, lo vedremo poi in dettaglio, ma sostanzialmente una placca è un frammento di crosta, in quanto la Terra è ripartita in un mosaico di placche e queste placche interagiscono tra di loro e sono causa sia della sismicità, come vedremo, sia del vulcanismo, in particolare i settori della crosta. Allora, sostanzialmente la tettonica a placche inizia negli anni 60 con una serie di lavori che vengono pubblicati anche negli anni precedenti ed è una vera e propria rivoluzione scientifica che sta continuando tuttora. Infatti è una rivoluzione scientifica secondo il concetto di Kuhn, perché ovviamente in tempi estremamente rapidi si vengono a creare delle generalizzazioni che descrivono i processi dinamici e queste generalizzazioni danno impulso alla ricerca successiva, ricerca che è tuttora in corso e che ovviamente a noi sembra un qualcosa di già acquisito ma che in realtà è in divenire. Allora, le premesse risalgono ovviamente alla teoria di Wegener che viene proposta nel 1912 e viene subito contestata soprattutto dai geofisici, cioè da quelli che si occupano della Terra solida. Wegener era sostanzialmente un meteorologo, quindi arrivava, diciamo, a percepire delle dinamiche leggermente diverse da quella, dalla dinamica della Terra solida. Infatti lui propose che i continenti si sono frammentati e poi sono andati alla deriva su una massa, su un mantello più denso che veniva chiamato sima. E questi continenti, chiamati Sial, si dice alluminio, galleggiavano su questa massa mantellica. E lui spiegava il meccanismo di deriva legato alla rotazione terrestre. Quindi la rotazione terrestre era quella che faceva sì che il continente unico, detto Pangea, no, si frammentasse e poi una parte migrasse verso ovest. Quindi una teoria completamente sbagliata, però con un'idea buona. Esatto, che di fatto poi è quella che dà l'impulso per spiegare tutta una serie di dinamiche secondo delle visioni più dettagliate, no? E qui abbiamo un esempio dei due meccanismi di deriva. Una è, siamo quella di sinistra, che è la Pangea sostanzialmente, il continente unico,
Siamo a 250 milioni di anni nella parte iniziale, passiamo poi alla fratturazione che avviene intorno, si completa avviene intorno al Cretacico, no? Ed è tuttora in corso, e con la migrazione delle Americhe, vedete, e dell'Antartide e la placca indiana che scendono verso sud. Wegener era stato molto colpito dal fatto che il Sud America si incastra perfettamente nell'Africa, quindi aveva avuto di lì l'intuizione originaria. Attualmente, quindi, da quello che tu stai dicendo, stanno ancora allontanandosi questi continenti, Africa ed America? E quindi l'Atlantico sta crescendo? Sì, l'Atlantico sta crescendo, siamo dell'ordine di circa un centimetro l'anno. Quindi abbiamo questa... La seconda che vediamo... in questa, diciamo, il planisfero intermedio, quello tra qua, in mezzo tra i... Siamo a 50 milioni di anni e qua siamo a circa 5 milioni di anni. Quindi vi dà un'idea, no, di che cosa è successo nel corso dei tempi geologici. Allora, quello che ovviamente permette di arrivare alla tettonica Zolle è l'apertura dei fondali oceanici, cioè è quello che è l'elemento chiave per capire cosa effettivamente avviene. E viene proposta le prime osservazioni da RIS, che osserva ovviamente la struttura dei cosiddetti rift, cioè delle fratturazioni che avvengono su scala globale, e soprattutto quelle oceaniche e quelle che ci sono nell'Africa centro-orientale, cioè il cosiddetto rift africano. Il rift non è altro che una depressione vulcano-tettonica. E qui vediamo molto bene le analogie. La prima in alto è la dorsale, cioè un traverso lungo l'Oceano Atlantico. La seconda è un traverso nella zona del Tanganyika, sempre ovviamente trasversale all'Africa, e la terza nella zona della Rhodesia. Come vedete, abbiamo una certa similitudine tra le diverse strutture. Per cui si arriva poi al 44 con un lavoro di Holmes, che è un geofisico, e spiega che in realtà questa apertura dei continenti, del continente unico, la cosiddetta Pangea, avviene attraverso delle celle di convezione. Cioè, siccome la temperatura aumenta in profondità, tra mantello e crosta, noi abbiamo una differenza di temperatura che determina delle celle di convezione. Un po' come in una pentola che bolle, quindi abbiamo delle parti che risalgono, delle altre che ridiscendono, esatto. E questo tapis roulant spinge la crosta a spostarsi. Tipo la stessa dinamica di trasferimento di calore di un radiatore all'interno di una camera. E quindi, agendo sulle placche, abbiamo l'allontanamento di questi settori, no, di crosta, e con l'apertura ovviamente dell'Atlantico. Quindi scoperta del motore che sposta i continenti, mentre Wegener non era riuscito a capire esattamente, esattamente cosa succedeva, e si affidava alla rotazione terrestre, che invece non può spiegare questo. La rotazione terrestre comunque entra in gioco, perché... Con i moti di Coriolis, eccetera. Sì, e difatti c'è un collega che è Doglioni dell'Università di Roma, che lui insiste molto sulla dinamica sia della rotazione che delle forze di marea. E comunque, ritornando appunto al discorso, facendo un discorso storico per poi arrivare alla situazione attuale e all'evoluzione degli studi. Quindi la seconda parte è quella che tratta della inversione dei poli magnetici, cioè con le campagne oceanografiche di fine anni 40, anni 50, si fanno una serie di campionamenti sistematici sul fondale marino, e si determina la cosiddetta magnetizzazione rimanente, cioè come si orientano i minerali
ferromagnesici, no? All'interno delle rocce, e si trovano delle inversioni di polarità, cioè è come se il polo nord in un certo periodo fosse diventato polo sud, cioè c'è un'inversione di polarità. Su questo trovate nella mostra anche della documentazione e degli esperimenti che potete fare per rendervi conto di come funziona questo meccanismo. Questa inversione di polarità è legata a una serie di dinamiche all'interno del nucleo, quindi sappiamo che avvengono regolarmente e quindi questo ha permesso di stabilire le bande sui fondali oceanici e di datare queste bande. Si nota quindi che man mano che ci allontaniamo dalla zona di dorsale aumenta l'età delle rocce. E questo è un esempio della cresta oceanica di Reykjanes a sud dell'Islanda, dove si vede molto bene ed è il caso classico, cioè è stato il lavoro che ovviamente ha rivoluzionato un po' tutta l'interpretazione dell'età dell'oceano. E quindi vediamo che sostanzialmente abbiamo quattro periodi, no? E vedete che si arriva sostanzialmente fino ai 4 milioni di anni, cioè i più recenti, che sono la zona centrale, sono del Brun fino all'attuale, il Matuyama, il Gauss e il Gilbert. Quindi man mano che ci allontaniamo dalla zona di dorsale aumenta l'età. Quelli che i numeri che vedete sono i milioni di anni. Okay? Il più e il meno rappresenta l'inversione dei poli, cioè il più è il polo nord corrisponde al polo nord, cioè nel senso che è un'anomalia positiva, il meno è un'anomalia negativa. Quindi in pratica l'inversione della polarità nord-sud è quella che ci dà l'orologio o il calendario che permette di datare lo spostamento dei continenti. Certo. E di qua poi abbiamo tutta una serie di studi sulle fratturazioni, cioè se voi vedete l'immagine in alto a sinistra, che è un'immagine di Runcorn del 1956, vedete che sostanzialmente quelle fratture corrispondono poi, come vedremo, ai cosiddetti confini delle placche. Quindi diciamo che la teoria della tettonica placche viene poi formalizzata matematicamente da Xavier Le Pichon, che è uno studioso di Parigi, che calcola la dinamica relativa delle singole placche, ma questo già a metà degli anni 60. Qui vediamo uno studio successivo sulle fratture del Pacifico orientale, in basso a destra. E qua, questa è un'immagine ovviamente più recente, tratta da National Geographic, che vi fa vedere la struttura dell'Oceano Atlantico. Quindi qui abbiamo tolto l'acqua dell'Oceano Atlantico e vediamo che cosa c'è sotto. Esatto. E in mezzo si vede questo grande serpentone, questa dorsale, che è il punto in cui le due zolle si sono allontanate e quindi è emerso del magma. Quello che è sensibile poi al campo magnetico e che quindi poi conserva la memoria dello spostamento. Esatto, cioè praticamente è la zona di... Cioè questa è la zona di dorsale, come vedete, è la zona di dorsale interessata dalle fratture trasversali, che sono le cosiddette faglie trasformi. In corrispondenza della zona di dorsale delle faglie trasformi abbiamo del vulcanismo sottomarino. E qui abbiamo le principali zolle, vedete che sono sostanzialmente sei, quella euroasiatica. Zolle o placche è la stessa cosa. E quella africana, la zolla americana, che è una sola ma si divide in due zolle secondarie, nordamericana e sudamericana, quella pacifica, quella antartica e quella indo-australiana. Quindi queste zolle interagiscono tra di loro, per cui si ha creazione di crosta nella zona di dorsale, che è crosta sostanzialmente oceanica,
e distruzione di crosta, come vedremo, nei cosiddetti margini di zolla convergenti, che sono quelli in violetto. I margini di zolla convergenti dove abbiamo più sismicità e dove abbiamo più vulcani attivi. Cioè lì due zolle si comprimono tra di loro, una cozza contro l'altra. Una si entra in collisione con l'altra e ovviamente quella che è più densa, che è quella cinanica, si immerge al di sotto di quella continentale. Qua, questo è uno schema che rappresenta molto bene, no? Creazione di crosta nella zona di dorsale e migrazione, vedete l'andamento delle frecce sia ad est che ad ovest, e vedete che abbiamo un caso in cui la zolla, il caso di destra, si immerge al di sotto del continente, a sinistra invece si immerge al di sotto di un'altra zolla oceanica. Allora, per fare un esempio, quella di destra potrebbe essere la California o la penisola o la zona andina, no? Quella di sinistra invece potrebbero essere gli archi insulari delle Filippine, no? O delle Vanuatu o delle Tonga, dove una placca oceanica si immerge al di sotto dell'altra. Allora, uno degli studi più importanti sulla sismicità è quello di Ugo Benioff, vedete che è del 54. E che cosa identifica Ugo Benioff? Va a studiare i terremoti in profondità, cioè gli ipocentri dei terremoti. E trova, vedete che questa è una sezione, no? La D. Vedete che al di sotto trova, questi sono gli ipocentri, vedete che si immergono fino a 600 km di profondità al di sotto del continente. Questo viene chiamato piano di Benioff nel gergo dei geofisici, cioè che rappresenta praticamente quel settore della zolla oceanica che va ad immergersi al di sotto della zolla continentale. E qui andiamo a vedere però modellizzata in 3D come realmente la situazione. Okay? Quella che vedete è praticamente una modellizzazione degli elementi finiti della zolla in fase di subduzione. Quindi le profondità più verso il blu-violetto sono quelle maggiori. Situazione analoga andiamo a vedere nella zona di Bonin Honshu, quindi in Oriente, a ridosso del Giappone, e se andiamo a vedere la modellizzazione di tutto questo settore, qui praticamente partite, ok, Bonin, Honshu, Giappone, fino alla Kamchatka, e vedete com'è la forma di questa struttura. Tonga Kermadec, qui siamo più a sud, a ridosso della Nuova Zelanda, situazione analoga. Filippine Molucche, ecco, quello sopra è quello delle Filippine, vedete che sostanzialmente le Molucche non sono altro che questo settore che qui è ingrandito, no? E vedete come si immerge in corrispondenza delle Molucche, cioè arriva fino a 70 gradi di immersione. Aleutine, la Aleutine è una situazione leggermente più semplice, vedete che questa crosta appunto si immerge in profondità. Allora, l'evoluzione di questi studi è la cosiddetta tomografia sismica. Nella tomografia sismica noi abbiamo bisogno di una serie di stazioni, tante stazioni di registrazione dei sismi, e praticamente stiamo facendo la stessa operazione che noi facciamo nella tomografia assiale computerizzata. E il vantaggio di questi studi è che ci permettono di vedere in dettaglio che cosa succede. Qui siamo in Giappone, nell'isola di nell'isola nord di Honshu. Vedete che queste zone rosse
sono le zone in cui le onde sismiche hanno velocità minore. I pallini sono gli ipocentri. Quindi se le onde sismiche, soprattutto le onde S, subiscono uno smorzamento, vuol dire che c'è presente del magma, perché ovviamente rallenta le onde P e rallenta soprattutto le onde S. Per cui se la quantità di magma è molto elevata, addirittura l'onda S non si propaga. Ma nel caso in cui abbiamo del magma presente, quindi un liquido presente sugli interstizi della roccia, ovviamente viene smorzata. E questo è estremamente interessante perché ci descrive la dinamica crostale in corrispondenza degli archi insulari. Ecco, questa invece siamo nell'isola di Kyushu, più a sud, che è l'isola più a sud, e siamo, vedete, in corrispondenza del Lunzen. Lunzen è un vulcano esplosivo e vedete che si vede molto bene quello che abbiamo in basso è l'ingrandimento e vedete molto bene il sistema di alimentazione del vulcano. Quindi con queste tecniche non riusciamo effettivamente a vedere in profondità cose che prima erano impensabili. Altro elemento importante è la sismicità e negli anni 60 si verificano due terremoti di magnitudo estremamente elevata. Il primo è quello del Cile nella zona di Valdivia, il 22 maggio del 1960, con magnitudo 9,5. Questa è la magnitudo che dà Kanamori nel 1977. Poi ultimamente, se noi andiamo a vedere su alcuni siti, la magnitudo, alcuni danno 9,2 perché è stata poi rifinita. L'altro è il terremoto di Prince William in Alaska che arriva a 9,2. Il primo ha causato anche delle tsunami, e tanto è vero che l'onda di tsunami è arrivata fino a Hawaii ed ha causato 61 morti ad Hawaii, perché ovviamente 9,5 di magnitudo ha attraversato massimo metà oceano Pacifico. E vedete che qui stiamo vedendo la placca in fase di subduzione, no? Sostanzialmente ripetiamo quello che abbiamo visto prima, viene interpretata in questo modo. Questa è la scossa principale, questa è una replica successiva, che però sono tutte sul cosiddetto piano di Benioff, che abbiamo visto prima. E il 22 maggio, poche ore dopo del terremoto del Cile, entra in eruzione il Cordon Cayue, che è un vulcano delle Ande meridionali, che poi vedremo successivamente. Quindi abbiamo un'interazione tra un evento sismico e un'eruzione vulcanica. Questo non viene sempre, avviene in alcuni casi, cioè il vulcano deve essere già in una situazione particolare e l'innesco poi dell'eruzione viene causato dallo shock sismico, in quanto le onde sismiche si propagano, attraversano la camera magmatica e innescano una serie di processi di vescicolazione, cioè favoriscono praticamente la produzione di bolle all'interno del magma. L'altro, abbiamo detto, è quello dell'Alaska, che è sicuramente spettacolare perché vedete, si verifica a ridosso di Anchorage in Alaska. Quella che vediamo a fianco è la linea di fossa, cioè dove le due placche entrano in contatto. In questo caso abbiamo una placca oceanica al di sotto di un'altra placca oceanica, perché il basamento arriva più o meno fino alla zona di Anchorage. Allora, che cosa si verifica? Si verifica che questa zona qua, che sta, vedete, questo settore qua si abbassa di 2,5 metri nella zona epicentrale e questo settore qua si alza di 10 metri in seguito all'evento. Nell'evento, quindi è stato veramente
ha cambiato completamente il paesaggio. Esatto, tant'è vero che qua vediamo un'immagine con questa frattura. Questa è una frattura che si verifica durante il terremoto e vedete questa zona qua, questo è il dettaglio visto da un'altra prospettiva. Cioè vedete che abbiamo una frattura beante di circa 5 metri. Ovviamente stiamo parlando di un terremoto di 9.2. L'altra è questa scarpata che vedete, è legata alla dislocazione di una faglia. E questo è il fondale marino che viene proiettato in superficie, no? Tutta la zona bianca è il fondale marino che arriva in superficie. E queste sono altre situazioni. Allora, abbiamo parlato di vulcanismo oceanico che avviene all'interno della zona di dorsale e quindi un altro caso caratteristico è quello di Hawaii, cioè i cosiddetti punti caldi. Cioè ad Hawaii abbiamo la zolla oceanica che migra su un punto caldo, no? Per cui la zona di vulcanismo attivo è questa qua. E queste che sono le isole e che corrisponde alla isola maggiore, ok? Le altre isole praticamente sono più vecchie perché la placca si sposta in questo modo, il punto caldo rimane fisso e allora abbiamo... Quindi abbiamo un susseguirsi nel tempo di nuove isole che nascono sopra quel punto caldo. Sopra il punto caldo. Ecco, questo è un lago di lava del Kilauea. Prima abbiamo visto il lago di lava nel filmato del Niragongo, ma sostanzialmente è una situazione analoga. La cosa interessante è vedere come il lago di lava, che cos'è? Il lago di lava, abbiamo della lava che si raffredda in superficie, però all'interno del lago di lava abbiamo delle dinamiche anche qua convettive. Quindi questo che vediamo in alto a sinistra non è altro che un analogo della tettonica della configurazione delle zolle su scala globale. Cioè le dinamiche sono esattamente le stesse. Quella che vediamo in basso invece è una frattura. Allora, nei margini di zolla convergenti invece abbiamo il cosiddetto vulcanismo esplosivo. E vorrei sottolinearvi... due documenti estremamente importanti della vulcanologia. Quello che vedete è una nube ardente ed è stata fotografata dalla Croix nel 1902. Quindi esistono tre documenti nella vulcanologia che sono fondamentali. Il primo è la lettera di Plinio il Giovane che descrive l'eruzione del Vesuvio da Miseno del 79 d.C. Il secondo sono queste immagini di la Croix che per primo riesce a fotografare una nube ardente, che è estremamente distruttiva. Questa è la spina che si mette in posto dopo l'eruzione del 1902, che viene distrutta dall'eruzione del 1903. E qui arriviamo poi al secondo documento, al terzo documento fondamentale, che è l'eruzione di Mount St. Helens, che è stata prevista, è stata studiata nei dettagli, è stata fotografata e filmata. Quindi questa è l'evoluzione. E vediamo com'era prima Mount St. Helens, vedete c'è una calotta glaciale, c'è questo lago, dopo 3 secondi abbiamo un collasso di settore e inizia l'eruzione. Quanti anni avevi? Io questa me la ricordo perfettamente perché ero già a metà della mia carriera di giornalista scientifico. Io ne avevo, sì, non tantissimi. Non tantissimi. Non eri ancora professore all'Università di Torino comunque, no, eri studente almeno. Dunque, all'80 no, ero già in Costa Rica in cooperazione. Sì. Comunque questa vicenda del St. Helens è stata veramente straordinaria, perché poi... Il problema è andato avanti per un paio d'anni. Ed è stato attivo anche abbastanza nel 2005, che erano tutti preoccupati.
Allora, qui vediamo l'immagine ripresa dal di dietro, cioè da sud, l'eruzione verso nord, noi stiamo guardando da sud, paradossalmente un osservatore che si trovasse qua... Tranquillo. Perdono. Sì. Quasi. Sarebbe ancora integro, no? Però dura poco perché poi vedremo... Che cosa succede? Ecco, questa è presa da un aereo, vedete l'eruzione laterale con la parte frontale, ok? E poi si sbottona praticamente il fianco del vulcano e ci abbiamo questa colonna ascendente. E questo è il risultato finale, no? Al posto del lago, vedete, non c'è più nulla e ci abbiamo questo accumulo di materiali alluvionali e con le pomici, cioè praticamente abbiamo avuto l'eruzione di pomici e l'evento alluvionale perché le pomici sono finite nel lago e hanno dato origine al cosiddetto Laar, che non è altro che una massa fangosa che si muove a velocità molto elevate sui bassi topografici. Questo è l'abbattimento della foresta a ridosso del vulcano e questa è stata l'onda di pressione dell'eruzione che ha causato l'abbattimento e ovviamente tutte le foglie sono bruciate perché le temperature arrivavano fino a 180-200 gradi e questa è la parte mancante dell'edificio dopo l'eruzione. Allora, vorrei portarvi a conoscenza di che cosa stiamo facendo qua a Torino, soprattutto dei risultati conseguiti da due miei studenti, che sono Diego Coppola e Marco Laiolo, che hanno programmato un sistema per misurare le anomalie all'infrarosso termico sui vulcani attivi. Questa è iniziata così, come un qualcosa sui vulcani italiani, e adesso sta assumendo un rilievo globale. Globale nel senso che abbiamo circa una cinquantina di vulcani di tutto il mondo che vengono monitorati costantemente. Noi a circa 3 ore dal passaggio di 2 satelliti, che sono della costellazione MODIS, che è l'acronimo per Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, che ha 2 satelliti che sono terra ed acqua, per cui questi fotografano sistematicamente il pianeta e i ragazzi hanno messo a punto un programma che scarica in automatico i dati direttamente dalla NASA, li elabora e li mette direttamente su un computer e noi possiamo avere accesso via internet, non solo noi, ma può essere fruibile anche da altre istituzioni, ad altri studiosi. E qui vi faccio l'esempio, vedete a sinistra siamo in Colombia, Nevado del Ruiz, quindi se guardate le caselle che di sinistra, il settore di sinistra, scendiamo giù lungo la catena andina, e nella parte centrale vedete le anomalie. Queste anomalie abbiamo il cosiddetto Volcanic Radiated Power, cioè praticamente che cos'è? È la potenza di radiazione emessa da un vulcano in attività. E qui vedete che abbiamo attività bassa, moderata, alta, molto alta, estrema. Quindi questa qui è sostanzialmente bassa. Al Nevado del Ruiz. Se andiamo avanti a Galeras è ancora più bassa. Questo vi dà la possibilità, quando invece lo vedete aumentare, questa emissione di calore, in sostanza l'infrarosso è calore, vi dà la possibilità di prevedere una eruzione vulcanica? In realtà, per esempio, sui vulcani maggiormente attivi riusciamo a stabilire che abbiamo delle soglie per cui sappiamo che se supera una soglia nel giro di qualche settimana il vulcano entra in eruzione. Questo è valido sia per l'Etna che per Stromboli, per esempio.
Stromboli è uno dei tuoi oggetti di studio preferiti, mi pare, no? Sì, sicuramente sì, perché è praticamente attivo costantemente. Quando non attivo. Trovo Corrado Cigolini a Torino, lo trovo là. Allora, vedete già il Reventador che è più attivo, il Tungurahua che vedete che è attivo però ciclicamente. L'immagine di sopra è dell'ultimo anno, ok? Quella di sotto sono gli ultimi due anni. Scendiamo giù, Lubinas che è in Perù, vedete che è bassa, Lascar invece già in Cile, vedete che anche qui è bassa, aumenta il Copaue, qui siamo già nel Cile del Sud, Villarica è praticamente assente, attualmente negli ultimi due anni, Puyehue, vedete adesso è bassa ma è stata molto alta circa due anni fa, e poi vedete il Chaitén. Okay. Concludo con un'immagine del Tungurahua di una tipica eruzione stromboliana. Grazie per l'attenzione. Grazie a Corrado Cigolini. Quindi noi abbiamo capito che quei fenomeni molto diversi apparentemente, che sono i terremoti, le montagne, le dorsali oceaniche, i vulcani con le loro eruzioni e così via, in realtà sono tanti fenomeni diversi che sono la manifestazione di un unico fenomeno più generale, che è il movimento delle placche, di queste tessere che costituiscono la litosfera, la parte più esterna, la crosta della Terra, mosse dai movimenti del magma sottostante, che si muove un po' appunto come l'acqua in una pentola che bolle, risalendo e poi ridiscendendo. E questa è la Terra. Il vulcano più grande del Sistema Solare però è dominio assoluto di Maria Antonietta Perino, perché si trova su Marte. È un vulcano spento da tantissimo tempo, da miliardi di anni, che però dalla base alla cima fa 26.000 metri, quindi sì, circa più di tre volte il nostro Monte Everest. E tu pensi di portare lì i tuoi astronauti? Ma magari non proprio sul Monte Olympus, perché ci sono posti migliori, ma ci stiamo lavorando. Ecco, non so se io avrò l'onore, ecco, di vederlo, perché ci vorrà un po' di tempo. Ma non poniamo limiti. Io mi alzo in piedi, sì. Se non vi dispiace. Intanto buonasera a tutti. E Piero mi ha già presentato un pochino prima, vi dico qualcosa di me così capite che insomma non sto per parlarvi solo di fantascienza, ecco, c'è molta scienza dietro. Come diceva Piero, io mi sono laureata al Politecnico di Torino in ingegneria nucleare quasi 30 anni fa, da 27 anni lavoro in Corso Marche in Thales Alenia Space, che pochi sanno, purtroppo non ci facciamo pubblicità in modo dovuto, è una ditta di punta in campo aerospaziale. E quindi mi sembrava pertinente, con l'argomento di discussione questa sera, portarvi velocemente, ecco, in un viaggio un po' immaginifico, almeno per quelli che sono i primi due possibili pianeti, uno è un satellite, la nostra Luna, l'altro è Marte, dove l'uomo potrebbe imparare a vivere e lavorare nei prossimi decenni. Allora io uso sempre, se la proiettate mi aiuta, questa prima immagine mi caratterizza, perché riassume quello che io credo sia un imperativo che l'uomo si porta dentro da quando è nato, ecco, la voglia di vedere cosa c'è dietro l'angolo. E quindi noi abbiamo cominciato su questo pianeta meraviglioso che è fatto proprio apposta per noi. Nonostante i terremoti, nonostante i vulcani, nonostante gli tsunami, la Terra è un posto bellissimo su cui vivere. Se non siete convinti, dovreste studiare un po' come faccio io gli altri posti e capireste che questo è molto meglio degli altri. Dalle altre parti sarà ancora più difficile imparare a vivere. E non mi togliete sempre, tanto mi vedono in faccia, grazie mille. Quindi dalla Terra, non da tantissimi anni in effetti, sono partite le nostre navi, le nostre astronavi, i nostri satelliti artificiali, 60 anni fa circa, e prima hanno approcciato quella che noi chiamiamo l'orbita bassa attorno alla Terra, soltanto 400 chilometri, quindi la stazione spaziale orbita 400 chilometri sopra le nostre teste, molto vicino.
E poi con le missioni Apollo si sono spinti un pochino oltre, quindi fino alla Luna, 400.000 chilometri, ma fin dagli anni 70 abbiamo imparato a mandare sonde su Marte. E quindi la donna che vedete, astronauta, assolutamente femmina, vuole un po' indicare che l'obiettivo che noi che lavoriamo in questo campo ci siamo dati è proprio quello di riuscire a far sbarcare il genere umano, adesso parlo seriamente uomo o donna che sia, sul pianeta rosso nei prossimi decenni. Vado avanti e ho aggiunto questa immagine che ho trovato su internet, se tra l'altro andate a fare cucù ci sono delle cose meravigliose, perché volevo riprendere un po' il titolo di questa serata. Ecco, quante terre ci saranno? Chissà, tantissime. E lasciamo andare la nostra mente, immaginiamo quasi una scala nell'infinito. Di fatto, come diceva il dottor Bianucci all'inizio, in pochissimi anni stiamo davvero scoprendo tantissimi pianeti simili alla Terra. Che questo poi voglia dire che da qualche parte ci sia qualcuno che ci assomiglia, non è assolutamente detto. Quant'anche poi da qualche parte si evolvesse una specie simile alla nostra, diciamo che la scala del tempo è quella che ci frega, e quindi chissà se mai incontreremo qualcuno. Io penso che comunque sia importante che noi cominciamo un viaggio anche dentro noi stessi e che non ci preoccupiamo troppo di chi troveremo, no? L'importante è la conoscenza e la scoperta. E quindi perché esploriamo lo spazio? Ve l'ho già detto, fondamentalmente perché è proprio caratteristico del nostro genere umano la curiosità. Cercare di capire da dove veniamo, chi siamo, conoscerci meglio tutto sommato. Ma poi ci sono delle valenze politiche molto importanti. Lo spazio è stato assolutissimamente uno dei gioielli della guerra fredda fra Stati Uniti e ex Unione Sovietica. Io sono più bravo di te, io ho più tecnologia e te lo dimostro, io arrivo per primo. È un po' continua questo discorso politico, adesso ci sono altri interpreti, no? Ci sono altri protagonisti, la Cina sta diventando veramente un'agenzia spaziale di primo piano. Nello stesso tempo è stato anche però un motivo di pacificazione, perché pensiamo alla Stazione Spaziale Internazionale, difatti, che voi ad Alenia avete costruito per più di metà, ma adesso lo è dico, un luogo dove collaborano in realtà. Adesso lo dico, il premio Nobel per la pace io lo darei alla Stazione Spaziale, e poi vi spiego perché. Poi ci sono delle valenze di natura assolutissimamente economica, lo spazio è ricco di risorse, sulla Terra le stiamo usando male, e quindi nel giro di pochi anni, ve lo garantisco io, lo spazio diventerà, come vediamo nei film di fantascienza, posto in cui ditte commerciali, sta già cominciando adesso, si recheranno per prendere le risorse che serviranno anche noi sulla Terra. Poi tu mi hai preceduto, vedi che il mio punto numero 4 parlava proprio di spazio per imparare a cooperare a livello internazionale, perché basta che ci alziamo appena un pochino sopra la Terra e tutti sti border, come si chiamano, le frontiere, scompaiono. La Terra, sia col concetto di Pangea oppure no, è veramente un pianeta unico. Siamo noi che poi ci siamo andati a creare problemi e a mettere le frontiere politiche, ma dall'alto non si vedono. E poi importante lo spazio per stimolare curiosità anche nei giovani. Provate a chiedere a un bambino che cosa vuoi fare da grande tu. Normalmente lo scienziato, tantissimi bambini rispondono l'astronauta, la maggior parte dei bambini, qualcuno ancora il pompiere, forse c'è ancora questo discorso del rosso, sono che attira, anche loro sono utili. Va bene, e quindi l'ultimo punto, che è quello che mi porta con entusiasmo a lavorare tutte le mattine, faccio un lavoro bellissimo, lo spazio per cercare proprio una seconda casa. Se continuiamo a essere così sciocchi, magari su questo pianeta diventerà veramente complicato viverci tutti, siamo 7 miliardi, fra qualche anno saremo 10,
le risorse nel 2050, le proiezioni parlano di risorse a sufficienza per 1 miliardo di persone, e quindi è ora che ci spicciamo e andiamo a cercare fuori. Come dicevi tu, Piero, partiamo dalla Stazione Spaziale Internazionale. Vedete quel farfallino, grande come un campo da tennis? E mi piace sempre ricordare, c'è molta Italia dietro, in senso un po' ironico, perché quello è proprio un pezzo della nostra amatissima Italia, ma perché l'Italia, cioè noi, Torino in particolare, ha sviluppato negli anni, negli ultimi 20 anni, una tecnologia che tutti ci invidiano, cioè noi siamo quelli che sappiamo costruire i moduli pressurizzati artificialmente da usarsi nello spazio. Quindi più del 50% del volume pressurizzato in cui vivono gli astronauti americani, russi, giapponesi, l'abbiamo costruito noi qua a Torino. Adesso non vi parlo della stazione spaziale perché vi voglio parlare un po' di Luna e Marte, ma vi voglio dire che la stazione spaziale, cosa che probabilmente sapete, è come un grande Lego, è stata messa insieme a multipli di tanti piccoli pezzi, piccoli in senso lato, nel senso che comunque il grande collo di bottiglia per il momento è ancora il trasporto, quindi il lancio, il momento che dobbiamo vincere questa attrazione gravitazionale che ci tiene coi piedi sulla Terra. E quindi, fra le tante belle chicche che abbiamo fatto, fatemene dire una, ecco, quella che io chiamo sempre la finestra sul cortile, cupola. Gli astronauti erano veramente un po' stanchi e stufi, un po' affaticati, un po' stressati a vivere in un ambiente così confinato. Adesso poi vediamo, il titolo recitava sussulti dallo spazio, come diceva il titolo di oggi, no? Allora volevo un po' farvi vedere alcuni sussulti in gravità ridotta. Ecco, quando abbiamo parlato con gli astronauti abbiamo capito che per loro diventava importantissimo poter vedere la Terra, e abbiamo voluto offrire loro proprio una possibilità un pochino a 360 gradi, quindi non come una sardina in scatola, guardo il mondo da un oblò, dice la canzone, ma in un ambiente un pochino... Quasi una terrazza panoramica. Quasi una terrazza panoramica, e difatti Cupola è l'ambiente più abitato in questo momento da 6 astronauti che sono a bordo. Questo è quello che vedono da Cupola, è una foto fatta da loro. Va bene, entriamo dentro, entriamo a bordo. Così si vive nella stazione spaziale adesso. E vi faccio vedere velocissimamente, perché non vi voglio tediare, quando non ne potete più mi fate un segno. Noi vogliamo, stiamo progettando ambienti un pochino più confortevoli per Luna e per Marte. Comunque vedo che qui si vive con una maglietta addosso, come si potrebbe stare in campagna. Si vive assolutissimamente, si dice in inglese in short sleeve, cioè in maniche di camicia. I moduli sono tipicamente cilindrici, perché cilindrica è la pancia dei lanciatori e perché comunque cilindri e sfere sono quelle che dal punto di vista ingegneristico reggono meglio differenze di pressione. In assenza di gravità non esiste il sopra e sotto, e quindi vedete che tutti i lati del modulo sono utilizzabili, non c'è un cassetto che ti cade in testa, ok? Va bene? Allora c'è proprio questo senso del molto pieno, e lo vedete, tutto galleggia, tutto quello che non è bloccato da cinghie galleggia, ci si può accomodare attorno a tavoli immaginari, non servono sedie, vedete, la posizione tipica in gravità ridotta è già seduta, quella naturale sul nostro pianeta, che diciamo in un G, è standing, in piedi, in assenza di gravità è seduta, in gravità ridotta e poi vedremo posizioni intermedie. E quindi ci si permette di fare dei lavori in condizioni diverse, vediamo facce stupite, perché è chiaro che è sempre un'emozione, no? Vedere che le cose ti ruotano attorno, ogni oggetto che si deve usare deve essere trattenuto in qualche modo, altrimenti non lo trovi più. Ci dicevano gli astronauti che passano buona parte del loro tempo a cercare quello che hanno perso. È necessario, visto che non si cammina, ma si nuota praticamente,
Ci sono degli impatti sul fisico notevolissimi, c'è decalcificazione ossea, i muscoli si afflosciano e quindi gli astronauti hanno l'obbligo di eseguire tutti i giorni degli esercizi per mantenere un minimo di elasticità e tono muscolare. Qua vedete l'amico Paolo Nespoli, che Piero conosce benissimo, che si sta esercitando una specie di bicicletta, ovviamente ancorato con gli elastici, altrimenti alla prima pedalata rischierebbe di rimbalzare dalla parte opposta, certo. Questo è una specie di trapirulan che fa un altro astronauta, sempre stando cinghiata, come diciamo noi. E qua è come si dorme nello spazio. Non ci sono letti, ci sono come dei sacchi a pelo, bisogna in qualche modo chiudersi bene dentro, perché altrimenti le braccia galleggiano e rischiano di andare a svegliare il tuo vicino. Adesso è già molto lussuoso perché ognuno ha il suo piccolo buco. All'inizio non era così, all'inizio si dormiva dove capitava. E ecco, vi faccio vedere, vedete che è dentro una specie di sacco a pelo a mo' di salame. Come si mangia? Direi che l'aspetto conviviale dei pasti è uno dei momenti di divertimento. Gli astronauti diventano dei bambini, veramente, si tirano le cose, le acchiappano come se fossero dei cagnolini, galleggiano, tutto galleggia, quindi anche i liquidi devono essere contenuti dentro questi pacchettini che vedete in alto a sinistra, altrimenti se ne andrebbero a spasso sotto forma di bolle per tutta la stazione spaziale. Il cibo è tutto confezionato, preconfezionato a terra, a Torino ci occupiamo anche di questo. Mandate su anche la nostra acqua di Torino. Mandiamo, bravo Piero, grazie che me l'hai detto, dimenticavo. L'acqua di Torino è un'altra delle chicche locali, quasi nessuno lo sa, è stata scelta anche in questo caso a livello internazionale l'acqua del Monviso, che viene confezionata in due modi diversi a seconda, seguendo dei requisiti diversi, per gli americani e per i russi. I russi la vogliono un pochino più ricca di sali e quindi vengono portate a bordo due tipologie di acqua, ma tutte e due arrivano da casa nostra. Lo volevo dire. E quanto costa un litro d'acqua portato su? Allora, per il momento diciamo che siamo ancora sui $1,000 al chilo, quindi proprio tanto. $1,000 per un litro d'acqua? Per un litro d'acqua, sì. Direi che sono ancora questi. Stanno nascendo delle realtà di trasporto commerciale, a cui anche noi partecipiamo, e quindi nel futuro, insomma, si abbasseranno. Ecco che quando arriva l'equipaggio nuovo che porta frutta fresca, tutti quanti sono felici, e allora noi teniamo conto anche di questo e a Torino stiamo sviluppando delle piccole serre, peraltro abbiamo coinvolto anche tante scuole di Torino, abbiamo dato a un numero di studenti delle piccole greenhouse, delle piccole serrette, una uguale a Paolo Nespoli, e i ragazzi hanno piantato l'insalata a scuola e Paolo l'ha piantata nello spazio e poi si sentivano per vedere come cresceva, quali erano le differenze, quindi come la gravità, i raggi solari e insomma, l'ambiente influiscono sulla crescita delle piante. Allora, vi ho detto le cose facili, quello che succede qua vicino, quello che sta succedendo da un po' di anni a bordo della stazione spaziale. Visto che siamo abbastanza adesso avvezzi, ecco, ad affrontare lo spazio in orbita bassa, ci siamo posti il problema di provare a progettare per Luna e Marte. Dicevo, circa 50 anni fa, nel 69, io avevo 8 anni, me lo ricordo benissimo, in bianco e nero, Armstrong scende sulla Luna, dalla Luna si vede l'alba, cioè sorge la Terra dalla Luna, quindi si vedono dei panorami così, capite? Come si fa a non essere affascinati da questa cosa? Ecco, quindi la famosa impronta del primo piede sulla Luna è ancora vendibile dal punto di vista politico un'avventura del genere? Assolutamente no. Anni 60 c'erano grosse possibilità economiche proprio per motivi politici, come dicevo prima, per dimostrare io sono più bravo di te.
oggi questo non sarebbe più fattibile. Quindi noi vogliamo andare sulla Luna per tutta una serie di motivi, di valenze tecniche, scientifiche importantissime, non da ultime le risorse. La Luna è ricchissima di silicio, è ricchissima di ossigeno, sulla Luna non c'è atmosfera, ma c'è molto ossigeno nelle rocce. La Luna è sismologicamente molto stabile, questo farebbe piacere. Ogni tanto c'è qualche luna moto. Come facciamo a sapere questo? Perché nelle missioni degli anni 60-70 sono stati lasciati sulla Luna degli apparecchietti, dei sismografi che continuano a mandarci dei dati. Quindi tendenzialmente comunque è brava la Luna da questo punto di vista, perché dove li hanno messi stanno. Un giorno lunare dura molto, dura quasi un mese dei nostri, quindi sulla Luna ci sono degli sbalzi termici mostruosi perché ci sono 14 giorni di sole seguiti da 14 giorni equivalenti di notte, e quindi quando progettiamo noi dobbiamo tener conto di dilatazioni termiche. Sulla Luna, non essendoci atmosfera, arrivano una quantità di radiazioni mostruose, e quindi noi dobbiamo pensare di interrare, di ricoprire i nostri habitat almeno con 3 metri di suolo lunare per proteggere gli astronauti. Uno mi dice, sì, ma ai tempi della missione Apollo gli astronauti hanno camminato sulla Luna, io li ho visti, certo, ma sono stati sulla Luna 3 giorni e sono scesi all'alba lunare quando la temperatura era particolarmente benevola. Noi stiamo progettando basi perché la gente possa vivere più a lungo. Quindi quanto è facile sostenere la vita dell'uomo nello spazio? Non così tanto. Queste sono le cose che vi ho appena detto. Quindi, perché la Luna? Perché qua vicino, perché ha delle risorse, perché vogliamo imparare a vivere in un altro pianeta. E perché Marte? Perché Marte è, nel nostro sistema solare, il pianeta gemello, quello che assomiglia di più alla Terra. Molto molto simile alla Terra. Su Marte sono arrivate parecchie sonde, parecchie sono andate male. Purtroppo la percentuale di successo delle missioni a Marte non è così alto, quindi quasi mi fa pensare che potrebbero esserci davvero i marziani che si oppongono. In media 1 su 2 è andata male. 1 su 3. Oppure potremmo dire 2 su 3 sono andate bene. Allora. 2 su 3 sono andate bene, sì. Però tante sonde sono andate perse, purtroppo. Le nostre sono arrivate bene. Noi abbiamo mandato nel 2003 un bellissimo satellite Mars Express che con una telecamera del professore tedesco Neukum ha proprio dimostrato che su Marte c'è acqua. Quindi sulla Luna pensiamo ci sia acqua al fondo dei crateri, ma non ne siamo certi. Cominciano a esserci adesso un po' di evidenze, mentre su Marte siamo certissimi che ci sia acqua sotto forma di permafrost, una fanghiglia gelata, e sicuramente ai poli, acqua ghiacciata. E noi siamo contenti se c'è acqua, perché non ce la dobbiamo portare da terra, quindi ci facilita molto nella costruzione di una base. Il fatto che ci sia acqua viene anche validato dalla presenza di queste sferule blu dell'ultima fotografia, quella a destra, che sono perle di ematite. Quella delle collane, l'ematite si forma soltanto in presenza di acqua, quindi siamo proprio certi che l'acqua c'è. E su Marte c'è atmosfera, un'atmosfera non respirabile, al 98% è anidride carbonica, CO2, però possiamo pensare di ricavare ossigeno sia dall'atmosfera che dalle rocce su Marte, quindi ha un mucchio di aspetti interessanti. Ci sono i diavoletti, vedete che visto che c'è atmosfera ci sono questi, peraltro vento molto forte, l'atmosfera non è così densa, è un'atmosfera rarefatta. Quello è un vortice. Di aria che trascina della polvere del deserto. Si chiamano Mars Devils, no? E quelli sono birbantoni, noi non vogliamo atterrare proprio in un momento di storm, di tempesta marziana, non è il momento migliore. E quindi questo Marte è meraviglioso, cambiano le distanze molto, si arriva sulla Luna con un viaggio di 3-4 giorni, si arriva su Marte con un viaggio di 6-7 mesi, bisogna poi decidere se stare su Marte, lo decidi prima di partire,
Solo un mese oppure per un anno, non ci sono situazioni intermedie, altrimenti i pianeti nel frattempo si muovono in modo relativo uno rispetto all'altro e costerebbe troppo in termini energetici poter tornare indietro. Quindi ci sono delle criticalities da affrontare. Una missione per Marte con l'uomo o dura un anno o dura tre. Bisogna partire portandosi appresso le cose che ti servono, poi una volta là si impareranno anche ad usare le risorse che trovi là, ma sicuramente i primi viaggi devono essere fatti con tutto quello che mi serve. Marte ha due lune, Phobos e Deimos, che sono oggetto, per esempio, una di queste, Phobos, di uno studio che stiamo facendo, proprio che sto facendo io, per una prossima missione di sample return, cioè vorremmo mandare una sonda che porti indietro dei campioni. Dobbiamo insomma dimostrare la capacità di tornare da Marte, perché dalla Luna, sulla Luna ci siamo andati e tornati, su Marte abbiamo mandato solo sonde che non sono però mai tornate, capite? Quindi questa è una capability che dobbiamo ancora dimostrare. Le temperature su Marte sono meno critiche che sulla Luna, fa sempre abbastanza freddo, ma insomma non si passa da meno 170 sotto zero a più 100 come sulla Luna, si sta attorno allo zero, un po' sotto lo zero, ma insomma è più facile costruire su Marte che sulla Luna. Piero, mi dicevi prima il Monte Olympus, è il monte più alto. Se uno vi chiede dove si trova la montagna più alta del sistema solare, si trova su Marte, è il Monte Olympus, che è alto 24 chilometri. E, insomma, vi ho fatto il confronto con il vulcano più alto che abbiamo sulla Terra e vedete le differenze. Quindi Marte è un po', come dico io, il pianeta degli eccessi, eh? Tutto più grande, tutto più alto, tutto più lungo, la Valle Marineris sono una profondità pazzesca, è come una cicatrice sul pianeta che affascina questa. Servirebbero persone come il mio collega, per capire come si sono formate. E adesso vi coinvolgo in un gioco. Voglio farvi capire quanto si assomigliano Marte e Terra. Allora, qual è Marte e qual è Terra? Quella destra cosa? Quella destra Terra? Quella destra Marte? Marocco sinistra, Marte destra. Proviamo ancora? Quale Marte e quale Terra? Sinistra e Terra? Sbagliato. Sinistra e Marte. Questa non era difficilissima, perché l'ombra nera che vedete è quella del rover, cioè del macchinino che sta per uscire e che poi ha fatto le foto, mentre quella di prima è Nazca in Perù. Vabbè, ma tanto poi non ci sono i premi, eh? È soltanto per farvi capire che si assomigliano. Guardate questa, eh? Le punizioni, vogliamo fare le punizioni? Va bene. Marte o Terra? Destra Marte. Chi l'ha detto? Bravo, e i bambini hanno più l'occhio. Si vede un sentiero? Preistorico. Ma dove? In quelle del Marocco, dici? No, perché sarebbe stato interessante trovare un sistema preistorico su Marte, questo mi avrebbe dato quasi l'accesso al Nobel. Quello lì in mezzo. Che va addirittura verso? L'orizzonte, verso l'orizzonte. Troviamoci per fare un lavoro insieme. Andiamo avanti. Anche nel piccolo, perché uno dice, vabbè, ma Maria Antonietta è venuta qua, ci ha fatto vedere le foto da lontano, dove le cose si assomigliano, non è vero. Anche su scala ridotta davvero ci sono proprio tante, tante similitudini, tante rocce simili, Terra-Marte. E questa l'ho voluta chiamare il segno dell'acqua, questa è meravigliosa, uno dice, sono dei tessuti, sembrano quasi dei quadri astratti. Terra-Marte. Bravissimo. Lo Yemen, e questa è la fotografia che vi dicevo prima, fatta dal nostro satellite europeo Mars Express. Guardate come l'acqua lascia il segno.
Ecco, questo concetto dell'acqua, seguire l'acqua, è un po' il, come posso dire, motivo quasi filosofico, fatemi dire così, che sta dietro i piani di esplorazione che stiamo sviluppando a livello internazionale. Vedete, follow the water, perché, come vi dicevo prima, è proprio importante andare a capire l'evoluzione del pianeta Marte, che è così simile alla Terra. Noi stiamo cercando, con una missione che abbiamo progettato, cominciata 10 anni fa, e siamo, si dice in termini tecnici, prime contractor, siamo noi coordinatori a livello internazionale di questa missione, una missione robotica. Manderemo 2 sonde su Marte, una nel 2016, quindi fra poco, l'altra nel 2018, e andremo proprio a cercare dei campioni di roccia che possono dare evidenza, forse, di segni di vita prebiotica. Perché? L'acqua potrebbe essere, l'acqua è necessaria per lo sviluppo della vita nostra, magari non è sufficiente, ma lì dove c'è acqua magari si è formata la vita. Quindi noi abbiamo l'ambizione di andare ad analizzare in loco le rocce di Marte per cercare se almeno nel passato la vita si è generata in qualche modo. Ecco. Lo facciamo, dicevo, a livello internazionale. Sto per chiudere, credo. Questo è quello che portiamo avanti qua a Torino a livello proprio di ingegneria, quindi studiamo sia gli habitat che i mezzi di locomozione. Lo facciamo, peraltro, e ci tengo proprio a dirlo, anche col supporto della Regione Piemonte, che è una regione molto giovane da questo punto di vista, di cervello, molto sveglia, cofinanzia un po' la nostra ricerca, quindi siamo grati. Ci sono molti studenti del Politecnico, dell'Università di Torino, che vengono da noi a lavorare tutti i giorni. Stiamo progettando i lander, che sono quei velivoli per poter atterrare su un pianeta, e vi voglio far vedere come siamo passati da questi disegni, che sono dei CAD, alla realizzazione di 2 dimostratori veri che abbiamo in corso Marche. Quello a destra in basso è un rover pressurizzato, quello in alto a sinistra è un lander che abbiamo realizzato noi con il coinvolgimento di 23 piccole e medie industrie locali. Quindi da 4-5 anni a questa parte io lavoro con signori che le prime volte che gli abbiamo chiesto di progettarci, di realizzarci una ruota, come vedete lì, metallica, che è una motoruota, un motore elettrico nella parte centrale, veramente ci hanno guardato come dei matti, come dei marziani. Il motore è stato derivato da un motore di ascensore, giusto per dirvi quanta importanza ha la tecnologia spaziale anche per applicazioni terrestri e viceversa. Insomma, ci si può aiutare a vicenda, questo quindi discorso. Ogni ruota è autonoma? Ogni ruota è autonoma, assolutamente sì. E allora, questo solo per farvi capire, normalmente quando si va a vedere un museo come questo, oppure quando siamo in un hotel, no? C'è la piantina, you are here, no? Tu sei qui. Ecco, visto dalla stazione spaziale, noi siamo lì adesso. Provi a salutare? Ecco. Ma visto da una scala più grande, noi siamo qui. E questo dovrebbe farci capire che l'umiltà non è mai fuori posto. Chiudiamo qua. Se avete delle domande, e se le so le risposte, ben contenta. Prego, buonasera. Grazie. Faccio la brava e mi siedo. La domanda è per... Ebbi la fortuna di ascoltarla qualche tempo fa in un giovedì scienza, e rientrando a casa e parlando con la signora, che è un po' meno sognatrice e un pochino più pratica, mi ha detto: stiamo spendendo una montagna di soldi per fare ste cose,
porca miseria, sulla Terra c'è gente che... Sono stato assolutamente incapace di fornire, mi aiuta lei? E invece la domanda per il geologo è questa: cosa ci manca per fare veramente il salto di qualità che ci permetta di essere più previsivi, più, cioè in qualche modo, non dico evitarla la catastrofe, però, perché non è possibile, però comunque limitarla il più possibile. È una domanda che mi fanno spessissimo, più che legittima. È verissimo che su questo pianeta ci sono tantissimi problemi da risolvere, è altrettanto vero che lo spazio ha contribuito in 50 anni alla soluzione di tanti di quei problemi che manco ci rendiamo conto. Gli americani hanno provato a fare dei calcoli che per un dollaro investito ne sono tornati indietro almeno 7. Adesso lasciamo stare la matematica, ma la vita nostra di tutti i giorni, si spegnessero i satelliti, entrerebbe nel caos. Lo spazio ha portato le valvole cardiache, lo spazio ha portato gli assorbenti igienici per le donne, per i bambini, sono stati inventati per gli astronauti che andavano nello spazio. Le previsioni del tempo, anche, lo diceva il collega, no? Gli studenti suoi hanno trattato i dati inviati dai satelliti che fanno monitoring periodico passando sopra i vulcani, quindi direi che lo spazio porta anche una sicurezza dal punto di vista militare. A me scoccia un po' essere così guardata, devo dire, no? Perché tutti quanti siamo guardati, non c'è ombra di dubbio. Però in effetti sono guardati anche cattivi in questo modo. E quindi direi che ci sono molte valenze. Poi le risorse, l'acqua... prima ho imparato che probabilmente ce n'è anche un po' sotto, adesso dobbiamo rifletterci. Ma comunque nello spazio c'è moltissima acqua. Stiamo studiando missioni per portarci dei corpi celesti con risorse che ci servono più vicini, per poter fare del mining più vicino, senza rischiare che impattino con la Terra, ovviamente. Quella si chiama Retrieval Mission, Asteroid Retrieval Mission. Quindi, voglio dire, quando non ci sarà più tutto quello che ci serve qua, qualcuno dirà meno male che abbiamo investito anche in quella direzione. L'aspetto che dà ragione, certamente in parte anche alla signora, è che tra questi progetti e i drammi che invece sono presenti attualmente sulla Terra c'è una distanza di tempo di decenni, o forse in qualche caso di secoli, quindi capisco anche molto bene l'atteggiamento della signora, perché oggi i bambini stanno morendo di fame e di sete o di diarrea. Magari per quello, però le soluzioni che si stanno cercando arriveranno tra un po' di tempo, tra parecchio tempo, però in effetti se non si comincia non si arriva. Ci sono delle incongruenze, cioè se uno andasse a calcolare quanto costa costruire un chilometro di autostrada, e non faccio altri commenti, cioè un chilometro che appena è fatto poi da rifare perché è fatto male, ecco, è confrontabile al lancio di un satellite, un chilometro. E non tocco il discorso militare, perché quello che spendiamo negli armamenti potremmo usarlo, ma veramente molto meglio, per fare tantissime altre cose. Quindi. Correggimi se sbaglio, mi pare di ricordare che all'incirca in armamenti vengono investiti 1.000 miliardi di dollari l'anno, nello spazio gli Stati Uniti investono 15-16 miliardi di dollari, quindi il rapporto è veramente spaventoso. Però a favore invece della tecnologia militare, indirettamente, vorrei segnalarvi che, e qui lo potrete vedere visitando la mostra dei sismografi, in qualche modo la sicurezza che non si fanno esperimenti atomici al di fuori dei trattati START che hanno concordato Stati Uniti e l'ex Unione Sovietica e ora Russia, questi trattati sono possibili proprio perché si controlla che vengano rispettati, perché se uno sa di poterli non rispettare ovviamente
non firmerà mai un trattato del genere, viene tentato dall'usarlo e l'altro non firmerà. I satelliti, ma anche i sismografi, sono così sensibili da percepire adesso queste eventuali esplosioni. I satelliti ovviamente attraverso i raggi gamma, ma lì già dagli anni 60 viene controllato lo spazio, ma si fanno esperimenti segretissimi nel sottosuolo. Quelli non si possono più fare davvero in modo segreto, perché attualmente c'è una rete di sismografi prevista per il terremoto che però rivela anche eventuali esperimenti sotterranei. Quindi è un caso in cui le scienze della Terra, la sismologia, hanno anche contribuito alla pace indirettamente. La seconda domanda. Sì, allora, sulle valutazioni previsionali diciamo che siamo a buon punto sui vulcani, perché ovviamente monitorandoli sia per via sismica che per via geochimica, cioè analizzando le composizioni dei gas e attraverso delle stazioni automatizzate e valutando la deformazione del suolo, no? Quindi con delle reti geodetiche, noi riusciamo a fare delle valutazioni previsionali affidabili. Il problema si pone nel caso in cui abbiamo ovviamente una densità di popolazione estremamente elevata. Per cui a quel punto dovremmo attivare dei piani di evacuazione e sarei più preoccupato nel caso specifico dei piani di evacuazione e quindi della massa di persone che devono ovviamente essere spostate in tempi relativamente brevi, che della previsione in sé. Sui terremoti purtroppo non stiamo lavorando come sui vulcani, dove abbiamo l'oggetto di osservazione, abbiamo dei settori di crosta in osservazione, per cui anche se registriamo dei precursori, tipo faccio il radon è uno dei precursori, poi c'è la variazione delle velocità delle onde sismiche, variazione di resistività, variazione del livello dei pozzi. Allora il problema è che in questo caso noi stiamo registrando la deformazione all'interno di un blocco terrestre, per cui io posso avere un'anomalia in un certo settore, però poi il terremoto si verifica magari 300 km più in là. Quindi il problema è la localizzazione dell'evento, è quello che vuol dire sostanzialmente una previsione deterministica dell'evento, che oggi come oggi è pressoché impossibile. Uno può fare delle valutazioni qualitative, però il problema è che nessuno si sbilancia più di tanto, perché al di là della normativa e del rischio di procurato allarme, no? Una previsione errata può essere addirittura più dannosa di un terremoto, cioè più dei danni causati da un sisma. Quindi la soluzione vera è costruire in modo antisismico, cioè costruire nei posti giusti e con le tecnologie giuste. È una delle soluzioni. L'altra soluzione, secondo me, è fare delle valutazioni previsionali, no? E portare a conoscenza la popolazione di che cosa dice quel determinato modello. Cioè, se io posso dire, va bene, le probabilità che si verifichi un evento sono basse, però da 10 giorni fa ad oggi sono aumentate dallo 0,7% al 7%, no? Cioè di fare in modo che la popolazione decida e faccia delle scelte e possa fare delle scelte, perché nessuno mi proibisce di dormire fuori, per esempio, però cioè può essere anche estremamente aleatorio, perché dopo che succede una, due, tre volte le persone dicono vabbè, ma queste valutazioni previsionali sono totalmente sballate. Un conto è per il tempo, ma già ci sono dei albergatori che stanno facendo causa a chi fa previsione del tempo, quindi
Immaginatevi nel caso di un sisma. È interessante quello che Corrado Cingolini diceva prima invece sulle previsioni delle eruzioni vulcaniche, perché noi abbiamo in casa il Vesuvio con una popolazione di circa 600-700.000 persone, tra l'altro in case tutte abusive, che sono proprio sulle pendici del Vesuvio. E quella è la popolazione che bisognerebbe evacuare nell'arco di una decina di giorni, perché credo che il Vesuvio potrebbe darvi 15 giorni di preavviso all'incirca sull'eruzione catastrofica tipo quella di Pompei. Allora in 15 giorni spostare 800.000 persone non è una cosa semplice. Una volta ne parlammo, forse c'eri anche tu, con un vulcanologo inglese e mi disse: intanto fate funzionare i treni, perché si deve cominciare di lì per fare la prevenzione contro i terremoti, perché se uno deve spostare questa gente non c'è altro modo che... Sì, un collega sostiene che in caso di emergenza chi può allontanarsi a piedi lo faccia, perché allontanandosi a piedi comunque in una giornata riesce a percorrere quei 25-30 chilometri e quindi riesce a essere al di fuori della zona rischio. Il problema è che io, parlando con i locali a Ercolano, Torre del Greco, nessuno vuole abbandonare le case, perché ovviamente nel momento in cui sono abbandonate non sanno assolutamente cosa ritroveranno quando tornano. E quindi probabilmente si assisterà a un fuggi-fuggi finale, no? Che è estremamente pericoloso, perché proprio nel fuggi-fuggi finale è quando si verificano ovviamente dei problemi. Sì, affrontare lo spostamento in pochi giorni di 500-600-700.000 persone è una cosa che non è mai stata fatta, credo nel mondo, non solo in Italia. Farlo in una zona come quella di Napoli forse è particolarmente difficile, lo sarebbe anche a Milano, lo sarebbe anche a Bolzano sicuramente, però lì forse ancora di più. Posso fare una domanda io? Vale, tra colleghi. La questione, il problema delle caldere, è vero che sono fenomeni ciclici e quindi potrebbe essere verosimile aspettarsi che lo Yellowstone stia in procinto di esplodere oppure no? Allora, le caldere sono degli edifici vulcanici di grandi dimensioni, per esempio Santorini o il Somma Vesuvio, cioè se noi prendiamo il Somma è una caldera, all'interno del Somma si è accresciuto il Vesuvio. Un'altra caldera sono i Campi Flegrei, ok? Allora, Yellowstone però è, diciamo che è una super caldera, nel senso che ha dimensioni tali per cui parliamo di diverse decine di chilometri, no, di raggio, e allora entriamo in un vulcanismo che viene chiamato ultrapliniano, cioè il vulcanismo ultrapliniano è di una magnitudo vulcanica, addirittura superiore, che può essere superiore di 1, 2, 3 ordini di grandezza rispetto all'eruzione del 79 d.C. del Vesuvio. Quindi stiamo parlando... Quindi Yellowstone è pericolosissimo? Sì, ma non solo, c'è anche la regione di Taupo in Nuova Zelanda che è una situazione analoga. E quindi, però, siccome son fenomeni ciclici, sì, però abbiamo tutti gli strumenti per valutare un aumento della sismicità e un aumento dell'attività in loco. Perché... Quindi lì la previsione può essere di mesi o addirittura di anni? Beh, lì si assisterà a un aumento della sismicità, poi a un aumento del flusso di calore, poi non è detto che il problema che sia un'eruzione ovviamente istantanea, no? Magari si assisterà a qualche apertura di frattura, a qualche eruzione minore. E dà il segnale, quindi... Esatto. Come al Vesuvio. Io al Vesuvio mi aspetto, qualora ci dovesse essere un evento eruttivo, che i precursori sono delle eruzioni freatiche. Io adesso non ho avuto tempo di farvelo vedere.
Ma per esempio a Mount St. Helens le prime eruzioni era solo gas, vapore. Però cosa fa? Cioè il gas e il vapore vuol dire che è aumentato il flusso di calore, vuol dire che si sono aperte le fratture. Allora, nel momento in cui io apro le fratture, depressurizzo quello che c'è sotto, l'effetto bottiglia di champagne. Per cui in questi vulcani qua, condotto chiuso, inizia l'attività con questa fase freatica e dopo ovviamente abbiamo la risposta, magari un mese, due mesi dopo. La Mount St. Helens è avvenuta due mesi dopo con l'eruzione magmatica. Però, come dico, se il sistema è osservato, noi siamo in grado di prevedere queste cose, soprattutto se c'è un'eruzione freatica prima. Grazie. Se ci sono altre domande, se no vi ringraziamo di essere stati qui e vi auguro buona visita alle mostre se non le avete ancora viste.